dunque una risoluzione, a quanto sembra lampo, per il delitto di Popoli. Trovato senza vita questa mattina un uomo sulle sponde del fiume Aterno, trovato da una persona che era a passeggio da quelle parti, e poi nel pomeriggio la svolta subito, perché è stato arrestato il vicino di Mario Goffredo De Clercq, ma il vicino di 29 anni, sarebbe lui il presunto omicida, sarebbe lui proprio accusato di questo omicidio. Avrebbero litigato e quindi il delitto sarebbe maturato nell'ambito di un'accesa discussione. Ma per darci ulteriori particolari, proprio le ultime notizie, in collegamento con noi c'è Luca Pompei, che ha seguito il caso a Popoli da questa mattina. Allora Luca, giusto, questi sono proprio gli ultimissimi aggiornamenti. Buongiorno, anzi buonasera a te. Buonasera Marina, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Sì, hai riassunto benissimo la vicenda. Sono state delle indagini lampo, quelle dei carabinieri della compagnia provinciale di Pescara, che nel pomeriggio hanno rintracciato ed arrestato Alessandro Chiarelli, il 29enne di Popoli, con piccoli precedenti. Tra l'altro era ai domiciliari perché nei giorni scorsi era stato fermato per una tentata rapina ad una farmacia. Ebbene, Alessandro Chiarelli avrebbe ucciso Mario Goffredo Leclerc, 55enne italo-belga, anche lui con piccoli precedenti, al culmine di una lite all'interno dell'abitazione del Leclerc. Poi maldestramente avrebbe tentato di disfarsi del corpo caricandolo su una carriola rubata da una rimessa di un'altra abitazione vicina, e poi con questa carriola ha trasportato il corpo di Leclerc sul greto del fiume per cercare di buttarlo appunto nel fiume e, complice la corrente, farne disperdere le tracce. Ma il corpo si è incagliato a delle rocce, ed stamattina un uomo che stava portando a spasso il cane lo ha notato. Subito i soccorsi, sono giunti i vigili del fuoco, nucleo sommozzatori per recuperare il corpo nel fiume. Poi sono partite subito le indagini che, devo dire, Marina, si sono indirizzate prontamente su Angelo, scusate, su Alessandro Chiarelli, perché si era a conoscenza di questa discussione la sera precedente. Alessandro Chiarelli, irreperibile però per tutta la giornata fino al tardo pomeriggio, quando è stato rintracciato, aveva ancora gli abiti sporchi di sangue, per cui questa è una prova, sarebbe una prova schiacciante a suo carico. Mentre nell'abitazione del Leclerc, della vittima, vera e propria scena del crimine, sono state trovate tracce di sangue dappertutto. Anche tracce che facevano pensare a un trascinamento del corpo e anche probabilmente l'arma del delitto, un coltello con il quale Chiarelli avrebbe colpito più di una volta al volto Leclerc. Quindi indagini lampo. Da dire, Marina, che proprio qualche minuto fa è giunta anche una nota del prefetto Giancarlo Di Vincenzo, che si è complimentato con il comando provinciale dei carabinieri, che davvero in pochissime ore hanno risolto questo caso. Indagini coordinate dal PM della Procura di Pescara, Gabriella De Lucia. Ovviamente per questioni legate alle indagini sarà effettuata nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Mario Goffredo Leclerc. Dunque si è conclusa positivamente con l'individuazione del presunto responsabile questa vicenda, questo brutto episodio di cronaca che ha, insomma, in qualche modo colpito la tranquilla comunità di Tra Popoli. l'altro, È Luca, tutto, pare Mario? che nel Sì. pomeriggio siano stati ascoltati a lungo i genitori proprio del presunto assassino. Ti Sì, risulta? perché non si riusciva a trovare Alessandro Chiarelli da stamattina, anche quando siamo arrivati noi poco dopo le 13. I carabinieri erano già alla ricerca di Alessandro Chiarelli, avevano subito individuato lui il presunto responsabile, e nel pomeriggio sono stati accompagnati in caserma i suoi genitori,
per cercare di avere notizie da capire se magari proprio le dichiarazioni dei genitori abbiano aiutato i carabinieri a rintracciarlo e a fermarlo. Questo ovviamente lo capiremo più in là quando saranno resi noti anche maggiori sviluppi su questa indagine. Certo. Se non c'è altro ti restituisco. No, perfetto così, grazie, grazie a Luca Pompei che ci ha aggiornato sul delitto di Popoli, risolto, perlomeno al momento sembra risolto in poche ore.